Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Torniamo ad occuparci di acustica audio e torniamo ad occuparci di Sienna. Tempo fa mi sbilanciai a ragion veduta dicendo che Sienna sarebbe stato un vero game changer, attirando anche l'ira di alcuni follower e frequentatori dei gruppi dove faccio anche l'amministratore, e che non riuscendo a comprendere come utilizzare Sienna e provenienti da altre esperienze con Sonarworks o CanOpener o strumenti simili, sono giunti frettolosamente a conclusioni e giudizi al limite del dilettantismo. Dopo un anno dall'uscita di Sienna, si è rivelato per quello che era, un successo. Un successo di mercato senza precedenti per questo tipo di prodotti, conquistando il rispetto dei professionisti in primis e dei giovani producers dopo. Questo doveroso preambolo andava fatto soprattutto per chi ha intenzionalmente sparso la voce che io fossi pagato da Acustica Audio, mentre invece mi sono soltanto fatto portavoce di un prodotto altamente professionale a cui ho dedicato del tempo gratuitamente nel periodo dello sviluppo. Lo stesso tempo e passione che ho dedicato anche a Silver, come vedremo ora, come ad altri prodotti, non soltanto di acustica audio, ma anche di PSP o DSP4 o Studio One, nel caso specifico, o anche Plugin Alliance e tantissimi altri. Questo per ribadire che difficilmente mi permetto di utilizzare il termine game changer, ma già da un anno conoscevamo le potenzialità della tecnologia messa in opera per la realizzazione di Sienna e cosa sarebbe successo in seguito adottandola per altri scopi, come vedremo in Silver. Infatti, proprio il sistema di ripresa degli ambienti e la loro gestione, se ricordate Sienna è in grado di modificare la risposta della stanza emulata, ci fece immediatamente sognare un riverbero, molto più avanzato di quelli tradizionalmente visti e che tutti i giorni utilizziamo nelle nostre DAW. Non potevo parlarne prima per ragioni di riservatezza, ma ero ben conscio del dove sarebbe arrivata questa tecnologia e che offre ancora un margine di sviluppo molto ampio, come vedremo nei prossimi video. Silver, in sostanza, è un riverbero più che naturale. Naturale perché, come per i riverberi a risposta d'impulso, mette a disposizione una IR adatta ad ogni occasione. Anzi, più IR combinate, come vedremo, ma soprattutto più che naturale perché permette la propria modellazione, un fattore non presente in nessun riverbero a convoluzione attualmente e che restituisce un controllo tipico dei riverberi digitali ad uno assolutamente naturale. Vedremo nel dettaglio come affrontarlo ed utilizzarlo nelle diverse occasioni e soluzioni. Ho selezionato alcune tracce in produzione e ho invitato Marco Bannucci, il Deus Ex Machina di Silver e di Sienna, e nella nostra chiacchierata. Silver è quindi un sistema di controllo basato su tre elementi fondamentali e gestibili dall'utente. Una early level che va da 0 a 50 millisecondi, una late level che va da 0 a 300 millisecondi ed un crosstalking della coda, quindi del tail del riverbero stesso. Gli IR di partenza sono sostanzialmente tre: far, per descrivere lontano, mid, distante, e near, vicino. Nel primo volume, quando acquistiamo Silver, troviamo ben 77 ambienti per un totale di 122 emulazioni ricavate da studi di registrazioni, chiese, teatri, spazi domestici, pubblici e anche clubs. Silver, una volta installato, viene visto dalla DAW come tre plugin separati. Li vediamo qui, quindi il Silver Standard, il Silver Light e ovviamente il Silver Mini, ognuno con caratteristiche differenti, e vedremo poi come farli tornare utili nelle nostre produzioni. I nomi suggeriscono già una loro destinazione: essendo un riverbero estremamente avido di risorse, riesce comunque a lavorare anche su vecchie macchine, ma possiamo alleggerire il carico CPU utilizzando la versione Lite. Tutte e tre le versioni hanno però i controlli approfonditi grazie al pannello Guru, ereditato anche questo da Sienna, e chi proviene da lì sa già come utilizzarlo. Iniziamo con il consueto giro sull'interfaccia di Silver. Come abbiamo imparato da Sienna, da sinistra,
In alto possiamo selezionare il tipo di ambiente. Qui sotto adesso sto utilizzando Religious, ma abbiamo Public Spaces, Post, Opera and Theater, Music, Domestic, Club e in fondo Studio and Scoring. Infatti possiamo poi scegliere di selezionare il nostro ambiente di lavoro e poter poi utilizzare Silver nei Sand della nostra DAW. In alto troviamo gli 8 slot, come anche in Sienna, che ci permettono di salvare i preset che noi abbiamo caricato e poterli poi richiamare molto velocemente. Mentre qui a sinistra troviamo dei preset divisi proprio per Hall, Large Chamber, Large Hall, Room, Small Chamber, Small Room, Tiled Room. In questo modo abbiamo già dei preset pronti per poter essere caricati. Ad esempio abbiamo bisogno di una room per la nostra voce, possiamo scegliere tra le palestre, lo studio di Gianni e altre ambientazioni molto particolari, fino ad arrivare al ristorante. Al centro, come vediamo, troviamo un equalizzatore a 5 bande di cui high pass filter e low pass filter selezionabili, quindi possono lavorare in maniera di cutting da 24.000 fino a 800 e da 40 Hz fino a 1100 Hz, mentre i parametri low filter, medium filter e high filter sono fissi e quindi possono essere soltanto abbassati e alzati. Questo comunque è un equalizzatore abbastanza semplice e rapido da poter utilizzare per correggere grosso modo la risposta del riverbero in generale e ovviamente evitare anche problemi di fase perché comunque sono parte integrante del software. Partiamo dall'interfaccia standard. Qui a sinistra troviamo il Lurly Reflection con il pulsante Perfection. In questo modo, come abbiamo visto anche in Sienna, possiamo aumentare la linearizzazione delle prime riflessioni applicate all'IR. A sinistra quelle originariamente campionate, quindi in questo modo abbiamo il campionamento originale, più a destra, spostandoci a destra, quindi abbiamo la linearizzazione di queste early reflection. La stessa cosa accade per il late reflection. Abbiamo sempre la risposta naturale qui a sinistra e la linearizzazione. È una sorta di curva di correzione delle reflection per poterle avere o in maniera naturale o un po' più linearizzate, quindi è possibile utilizzarle poi per adeguare l'ambiente stesso che stiamo utilizzando ad un ascolto più preciso, qualora comunque non andasse bene di default. Sotto a sinistra iniziamo col primo manopolone Early Level ed è il gain delle prime riflessioni, quindi possiamo aumentare le nostre prime riflessioni rispetto ai Late Level che troviamo qui, rispetto quindi alle ultime riflessioni. Def, che troviamo qui subito dopo, invece è il controllo del side dello spread del riverbero, ossia l'espansione esterna del riverbero. In questo caso il mid rimane fisso, quindi il segnale mid rimane fisso e viene espanso soltanto il segnale side. Molto comodo per poter allargare quindi il nostro ambiente rispetto allo stato naturale dello stesso. Direct level, che troviamo qui al centro, è il nostro dry wet rispetto al segnale in ingresso. Quindi possiamo aggiungere segnale dry sul nostro segnale wet. Output reverb, che troviamo qui sotto, è l'output appunto del nostro effetto, quindi del nostro riverbero. Ed è appunto il volume che regola la somma dei due early level e late level. Quindi una volta creato il nostro early level e late level, possiamo poi aumentare o abbassare entrambe contemporaneamente perché questo rappresenta la somma di uscita. Time è una delle novità di questo genere di riverberi ed è esattamente quello che sembra. Ci permette quindi di controllare il time stretch in tempo reale delle ultime riflessioni, permettendoci di allungare da 0,5 a 1,5 volte la coda del nostro riverbero. Accedendo qui sotto alla sezione guru, entriamo nel pannello di controllo più preciso. In questo caso abbiamo l'early pre-delay che possiamo aumentare, quindi un pre-delay dedicato esclusivamente all'early reflection, e a destra troviamo il late pre-delay, la stessa cosa dedicata alle late reflection. In questo modo possiamo modellare ancora di più il nostro riverbero e trasformarlo in maniera molto più custom rispetto a quello che poi utilizziamo veramente all'interno dei preset. Troviamo poi l'input trim, che viene applicato soltanto alle prime riflessioni che sono state campionate a diversi livelli dinamici e quindi aumenta il contenuto armonico del riverbero, mentre pan, che troviamo subito sotto, controlla l'immagine stereo del riverbero spostandoci di fatto nell'ambiente. Pan 3D,
che troviamo qui a destra, controlla il gain del crossfeed tra le ultime riflessioni e le prime. Width, che troviamo qua in alto, controlla la quantità di pre-delay applicata a questo crossfeed e che fa riferimento soltanto alla sezione Late Reflection. Ai lati in fondo troviamo i view meter relativi appunto al controllo di ingresso e di uscita del nostro effetto e abbiamo il pulsante bypass per poterlo appunto spegnere o accendere. All'interno del manuale troviamo inoltre tantissime informazioni proprio sugli ambienti, le caratteristiche e alcuni cenni storici degli ambienti ripresi. Ma andiamo a vedere come utilizzarlo. Allora, utilizzeremo Silver nelle diverse situazioni, come vedremo ho selezionato appunto delle tracce, tra cui anche delle tracce complete, quindi partendo dalle batterie ad esempio, per provare una situazione di reamping, vedremo il pianoforte di un brano che sto arrangiando e delle basi complete che avete già sentito sul disco di Gianfranco Mauto, altre sezioni di pianoforte e piano e voce che troviamo qui in fondo per poter vedere come applicare Silver sia alla voce sia al pianoforte. Iniziamo con le batterie, andiamo ad ascoltarle. Accendiamo Silver. Batteria naturale, l'ambiente. Vi consiglio di ascoltare questo tipo di tutorial in cuffia, possibilmente con delle buone cuffie, per poter apprezzare al meglio le sfumature dell'ambiente. In questo caso sto aggiungendo un ambiente artificiale alla nostra batteria realmente suonata. Questo perché nei casi in cui spesso potrebbe accadere che i microfoni di ambiente non siano stati utilizzati oppure la nostra ripresa dell'ambiente è troppo stretta e troppo corta, possiamo fare un reamping, si usava anche in studio prima, microfonando direttamente gli speaker dello studio. In questo caso possiamo utilizzare un ambiente direttamente sulla batteria ed avere quindi una ripresa dell'ambiente molto molto utile, che non rappresenta un vero e proprio riverbero, quindi non abbiamo una coda molto lunga. Modifichiamolo. Vediamo un po' di bassi. Ascoltiamo la coda, adesso l'ho esagerata, sentiamo la ripresa naturale, la coda è estremamente naturale, rimettiamola in modalità standard e cambiamo ambiente, andiamo a cercare un teatro diverso, un warehouse. Una bella room grande. Mettiamo la coda. Duet. Allunghiamolo.
mettiamo le code assolutamente naturali. Andiamo a cercare qualcosa di più evidente. Ripresa naturale. Togliamolo. Facciamo caso al side. Perfetto per questa situazione di reamping, quindi per avere un ambiente assolutamente naturale sullo strumento, in questo caso la batteria acustica. Abbiamo possibilità di ottenere degli effetti molto simili sul pianoforte. Andiamo nella sezione di piano. Via. Correggiamo i bassi. Andiamo alla Phonoprint. Room è bellissima. In questo caso il pianoforte ha acquistato tantissime armoniche. Lo stesso può accadere ovviamente sulle tracce di archi. Proviamo un'altra traccia di pianoforte che è più avanti. Ascoltiamo la coda rispetto a quella naturale. Aumento il riverbero. Decadimento perfetto, assolutamente reale. Esageriamo. Una bellissima coda, estremamente lunga e gradevole. Sentiamo adesso sulla voce come si comporta. Equidistante dal futuro e dal passato,
da quella che sono già stata e che ho già dato. Tiamo senza. E qui distante dal futuro e dal passato. Togliamo un po' di alte al riverbero. E qui distante dal futuro e dal passato. Da quella che sono già stata e che ho già dato. Seduta sopra i miei domani, mi chiedo tu chi sei. Tu chi sei? E qui distante da ogni forma di certezza. E lo stesso per tutti gli altri tipi di ambienti. Ovviamente una delle caratteristiche principali di questo genere di riverbero è la, ed è quindi la caratteristica dove effettivamente fanno grandissima differenza, sono proprio gli ambienti naturali, soprattutto in lavorazione e in post-produzione di colonne sonore e di doppiaggi video. Per cui riavere lo stesso tipo di ambiente in cui sono state fatte, ad esempio, le riprese, un ambiente molto simile, diventa obbligatorio e necessario. E qui distante. È bellissima Roma. E qui distante dal futuro e dal passato. Da quella che sono già stata e che ho già dato. Splendido. L'altra caratteristica che può essere utilizzata è ovviamente anche nel mastering, cosa molto rara perché spesso è difficile utilizzare i riverberi in fase di mastering. In questo caso ho trovato estremamente utile utilizzare questo tipo di ambienti, magari molto più stretti e più vicini, all'interno di alcuni master. Questo perché riesco ad avere un po' più di side, quindi di presenza sul side, su tutto il master. Nel caso in cui ovviamente ci troviamo di fronte a delle tracce mono, quindi magari provenienti da dischi degli anni 60, è un sistema perfetto per poter avere un ambiente e quindi di riavere un segnale stereo molto realistico proprio sulla registrazione monofonica che fu fatta all'epoca. L'ho utilizzato in questo periodo per il restauro di un brano di Tony Renis che finirà poi su un film dedicato a Lamborghini. In quel frangente la soluzione è stata perfetta ed ho ottenuto un segnale stereo estremamente realistico dove poter inserire il brano con l'orchestra e la voce. Vediamo adesso di metterlo su dei brani che sono assolutamente particolari, come ad esempio questo. Azzeriamo i controlli. Facciamo caso al side. Togliamo le basse. Sentiamo l'ambiente sulle alte. In questo caso la linearizzazione è più che necessaria. Facciamo caso al segnale stereo sulle frequenze alte, quindi dove si trova appunto il Charleston e il rullante, in maniera particolare la coda del rullante. Su un'altra base.
in questo caso facciamo attenzione alle frequenze medio-basse. Quindi l'ambiente è molto stretto, ma il corpo del rullante ha preso più vita. Se ci facciamo caso, sentiamo le note, diciamo la parte delle frequenze basse del rullante. Questo tipo di utilizzo è molto molto difficile, dobbiamo quindi fare estremamente attenzione a come stiamo utilizzando ed impiegando il riverbero sui master per non danneggiarli ulteriormente. Altro brano con il pianoforte. Facciamo ora caso al side col pianoforte. Adesso è spento. Lo accendo ora. Ovviamente nel caso in cui il nostro computer faccia molta fatica, come il mio in questo caso, perché è un vecchissimo Mac 2010 5.1, possiamo utilizzare il Silverlight, quindi la versione più piccola del nostro plugin, con le stesse funzioni ma ovviamente senza l'equalizzatore e con una libreria leggermente modificata. Come vediamo è molto più snello. Controlliamo lo spread. E poi abbiamo la versione mini, che praticamente è un po' più piccola come interfaccia e ci permette di lavorare in maniera più agevole rispetto alla interfaccia più grande. Adesso, insieme a Marco, cercheremo di guardare come è stato creato Silver, con quale concetto e come è stato possibile poi assemblare il tutto per poter arrivare a questo risultato. Partiamo con la descrizione di Silver. Che cosa è Silver? Silver è un riverbero che attualmente non ancora esiste. È un impulse response verb, ma non è un semplice impulse response verb, perché è fatto alla maniera di acustica. Quindi lo stesso realismo di acustica audio, allo stesso realismo che voi trovate nelle emulazioni hardware di acustica, pensatela sull'emulazione appunto di una stanza, di una chiesa, di un luogo in particolare. È un riverbero che esprime un realismo fuori dal comune. Ha una cosiddetta liquidità, ma qualcuno dei meno avvezzi potrebbe dirmi: sì, ma cos'è la liquidità? La liquidità è appunto la naturalezza, diciamo così, del decadimento e dell'interazione tra le prime riflessioni e il body e il tail del riverbero. Certo, cioè, sì, perché poi il tail deve comunque interagire col body, esatto, del riverbero. Esatto, un qualcosa che avviene senza artefatti. È molto semplice fare una prova. Se voi provate un qualsiasi riverbero concorrente, ce ne sono moltissimi, mm-hmm, senza fare nomi, e lo mettete sulla vostra traccia preferita, magari un pianoforte bello stereo, molto aperto,
E dopodiché questa traccia con il riverbero, con una monitor controller o con un plugin, fate solo, diciamo, sullo stereo bus del side. Ora, prendete una stanza simile a quella che avete utilizzato con Silver, quindi come lunghezza e ascoltate il side di Silver. Noterete una differenza di grandissima entità. Certo. Nel senso che il side del riverbero convenzionale è molto artificioso, è pieno di artefatti, è poco naturale. È vero. Il side di Silver invece è enormemente naturale, è simile a il side di un MP3 a 128k versus il side di un file .wav 24 bit. Infatti tanti non sanno poi che appunto quando facciamo il downsampling la cosa che viene maggiormente danneggiata è proprio quello. E riguardo appunto alle frequenze, perché poi chiaramente l'altra grossa differenza è al tipo di frequenza, quindi spettro di frequenza che va a finire nel riverbero, quindi la risposta del tail cambia in base al tipo di frequenze basse o medio o alte che influenzano il riverbero, sai, no? Sì. Silver offre una risposta in frequenza larghissima, in quanto utilizziamo una sorgente che innanzitutto eccita la complessità della stanza, cioè non è un point source, non è uno speaker convenzionale, è una sorgente omnidirezionale. A questa sorgente omnidirezionale è applicato un subwoofer allineato chiaramente in camera anecoica con delay fatto appunto in laboratorio, diciamo, e questo subwoofer è uno di questi qui che ho anche in studio, diciamo, a fianco alle BV, non so se si vedono. Sì, si vedono. Vi faccio vedere. Eccoli là, sì, poi l'abbiamo visti nelle foto di Siena. Esatto. Sì, esattamente. E uno di questi qua, il modello più recente della BV, che ha molta potenza e ha una risposta in frequenza che parte dai 10 Hz. Ciò che noi usiamo come segnale per eccitare questa sorgente parte da ancora prima, quindi cioè è un segnale diciamo a larga banda, e perciò Silver ha a disposizione tutte le frequenze che possono servire per un diverbero. Con il Perfection ce le aggiustiamo anche come livello, certo. Ma se vogliamo equalizzarlo prima, noi sappiamo che questo riverbero ha delle early reflection e delle late del body full band, cioè no, è un riverbero che cerca di prendere tutto il suono della stanza, quindi poi ce lo possiamo confezionare come più ci piace, come più ci serve soprattutto all'interno del mix. Parlami un po' delle librerie, ho visto che comunque, a parte gli ambienti complessi come le chiese, i castelli, quelli un po' più difficili da riprendere, ci sono degli ambienti molto particolari che sono poi estremamente utili in fase di preproduzione sound design. In quel caso anche l'attrezzatura per riprenderla è stata aggiustata, ridotta per l'ambiente o... Abbiamo cercato di infilarla dentro lo stesso. Sto parlando dei bagni soprattutto. Sì, proprio i bagni. Abbiamo cercato di infilarla lo stesso dentro, cercando appunto le misure giuste, smontando porte, riappoggiandole sui cardini. Quindi abbiamo cercato di fare il possibile per mantenere proprio lo stesso standard sempre, cambiava soltanto la stanza. Poi quelle location lì, paradossalmente, sono, come dici tu, anche molto interessanti. Sono molto interessanti, soprattutto guarda, nelle batterie ti danno quell'ambiente veramente bello. E poi, ovviamente, nel film scoring sono estremamente utili per mettere la voce nell'ambiente. Infatti, noi vogliamo continuare a fare tanti altri di questi ambienti qua, differenziando il più possibile anche stanze, magari delle stesse dimensioni, ma arredate diversamente oppure con diverse qualcosa di diverso sulle pareti, quindi vogliamo continuare a ampliare le librerie. Ok, sto facendo questo video su Silver perché volevo far vedere non soltanto come riverbero standard ma anche per il mastering. Non so se te hai mai o usi mai i riverberi su mastering. Mi è capitato di dover recuperare delle registrazioni mono degli anni 60. E per renderle più stereo, ovviamente, ho utilizzato un riverbero. Sarebbe stato
un po' complesso poi rendere stereo, sì, e certo, c'è quel tipo di registrazione, per cui il riverbero lì nel mastering mi è tornato utile perché ho dato un minimo d'ambiente, non tantissimo, però per rendere un po', diciamo, quel, sì, tipo di canzone più stereo, ecco, è questo che intendevo, sì, come mastering. In questo caso parliamo di audio restoring, e in questo caso può assolutamente fare al caso nostro, Silver. Sono presenti moltissimi studi come la Phonoprint o Auditoria o quello di Luca Tacconi, Sotto il Mare, dove c'era un RT60 di 300-400 millisecondi, addirittura anche più asciutti. Adesso la room, certo, che abbiamo fatto con il Prime Studio sarà addirittura più asciutta, sarà sui 200 millisecondi di decay, e anche molto ferma in bassa frequenza. E quindi in questo caso sì, potrebbe aiutare moltissimo l'aggiunta di un riverbero a stereofonizzare una traccia mono o comunque un mix mono. Sì, perché... Se tu ascolti, scusami se ti interrompo, vai. Se tu ascolti quella famosa demo che fu il primo tentativo che abbiamo fatto io e Giancarlo direttamente in acustica, di quella chitarra e voce che ha fatto un po' il giro tra i beta tester, sì, se ti ricordi, la ricordo, chiesa, certo, di Francesco, che poi magari puoi mettere un link per farla sentire, certo, su questo video. Quella traccia lì era proprio mono ed era una registrazione di chitarra e voce con due microfoni, uno sull'altro. Certo. E Silver è riuscita a renderla, come poi è facilmente ascoltabile, è riuscita a renderla super stereo, immensamente stereo. Sì, ma infatti è anche da quella l'idea, appunto, che mi era venuta di utilizzarlo sui master che ho fatto ultimamente di queste cose mono, che poi sono due song di Tony Renis che vanno su un film di Lamborghini, quindi, okay, mi serviva dargli un po' più di spazialità perché comunque finivano al cinema. E sì, sì. Un'altra cosa che ho trovato molto figa a livello di sound design, spesso accadeva che le batterie che arrivavano in mix non avessero gli overhead o gli overhead fossero poveri. Hai già capito? E quindi, cioè, spesso si microfonavano le casse dello studio, cioè si mandava la batteria nei monitor, negli speaker, si microfonava e si aggiungeva, esatto, si aggiungeva una sorta di over finto a tutto quanto e suonava molto bene. È una cosa che poi ho visto fare anche sulle batterie elettroniche, e quindi Silver l'ho trovato estremamente figo anche da usare in questo contesto qui. Ecco perché, sì, diciamo, nel video volevo far vedere Silver non solo come riverbero standard da utilizzare, sì, sugli strumenti, ma anche per il sound design e per il mastering. Esatto, Silver è un riverbero estremamente realistico, cioè non è un riverbero di quelli, cioè può diventarlo un effetto, certo, creativo, certo, comprimendolo, facendo sidechain, aggiungendo un distorsore o quello che è, o un beat crusher o quello che volete. Ma di base nasce come riverbero super 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 realistico, quindi utilizzarlo per fare una sorta di reamping, quello che hai fatto tu, praticamente un reamping. Sì, un reamping. Esatto. Utilizzandolo, facendo una specie di reamping, si riesce a donare l'ambiente dove manca. Sì, perché è estremamente reale. Proprio ascoltando, mi ricordo la prima versione alfa di Silver, dove ci stava solo una stanza, che era una chiesa. La chiesa di San Francesco. Esattamente, lì rimasi veramente a bocca aperta, cioè quando ho sentito le code, ho sentito poi anche la decadenza sui bassi, sono rimasto, sai quando dici ma è vero, esiste una cosa del genere, no? Perché comunque venendo, sì, da mille riverberi in studio, uno cerca, poi taglia i bassi, cerca di aprire le alte, cioè comunque il riverbero devi sempre aggiustartelo per renderlo, sì, diciamo realistico, ecco. Invece questo l'ho aperto e ho detto porca miseria, una cosa... No? Realistico, ma comunque vivo. Vivo, vivo. Quasi, sì, perché comunque non era un riverbero fermo. Esatto, non è fermo, è la parola giusta. Sì, perché chiaramente poi la maggior parte degli AR suonano fermi, cioè senti proprio un riverbero non fermo lì. AR, anche gli algoritmici, ma gli AR in particolare, certo, alcuni, senza fare nomi, hanno aggiunto un modulatore, quindi di ampiezza o di frequenza, che settato a minimi spostamenti dava un po' vita a questi IR. Questo posso dirvelo, su Silver in catena non c'è questa cosa qui, cioè è proprio il modo di convolvere e deconvolvere la stanza di acustica che crea
questa vita, non c'è nessun modulatore. Sì, beh, diciamo, infatti poi anche la profondità percepita è molto naturale. Sì, esattamente. Sì, perché è quella reale, cioè è come se tu stessi veramente seduto lì e tra l'altro con gli impulsi che non so se già li ha messi, acustica o a breve li metterà, quelli dove tu puoi scegliere la distanza microfonica, anche la fila, ci sono tre file da cinque, quindi tu puoi addirittura dare questa percezione di profondità sia macro, certo, con la distanza microfonica near, mid, far, o addirittura sul metro, sul due metri, sul tre metri della fila davanti rispetto alla fila di dietro. Certo. Infatti tanti mi hanno fatto domande in riferimento proprio a come è stato fatto, ok? Quindi chiaramente come è stato microfonato l'IR, come sono state costruite, quindi non so che cosa puoi dire o meno. Io ovviamente non posso dire niente. Come ho detto a Luca, di Audio Fader, al direttore Luca Piglia, non posso rivelare niente. Posso dirti che sono stati utilizzati microfoni e preamplificatori state of the art, cioè quindi parliamo di microfoni dal costo ingente anche per singolo microfono. La microfonazione è, diciamo, più che stereo, non è stereo, più che stereo, okay. E che la routine di misurazione, soprattutto quando facciamo le diverse posizioni, può durare praticamente una giornata intera. Quindi quante misurazioni fai più o meno? Quando questa cosa qui la posso dire, quando faccio appunto tutte le posizioni sono 15 posizioni su tre distanze microfoniche, quindi un totale di 45 sweep. Certo. Ma soprattutto quando facciamo posti che non sono studi di registrazione, certo, che è più complesso. Esatto, sono poi chiese, capannoni, faremo auditorium, faremo altri luoghi. Il discorso è anche un attimino fare pace con il traffico, con l'antifurto che parte, con l'ambulanza, quindi 45 posizioni con un dovuto silenzio che deve esserci, ci vuole molto tempo a farle tutto qua. Quindi cioè, non è stato utilizzato il sistema Burst classico no. Per la ripresa? No. Okay. Non posso dirlo ovviamente, certo. Ma non è il sistema. Invece negli studi dove le modali sono onnipresenti, sì, come vi siete regolati? C'è una linearizzazione che è un algoritmo molto simile al Perfection di Siena, dove separato sia per le early reflection sia per le late reflection, dove si può linearizzare la risposta del riverbero, quindi praticamente cancellare le modali e fare un riverbero perfetto, anche se quindi il Perfection di Silver funziona ha questa funzione qui e diciamo, sì, corregge le modali. Sì, corregge non solo le modali, anche la risposta in frequenza basse e alte, cioè corregge tutto lo spettro. Andando sulla destra si ottiene una linearità maggiore, tenendolo tutto sulla sinistra si ottiene praticamente il suono originale. Della stanza. Sì, sì. Perfetto, perfetto. L'interpolazione delle IR. Sì. Non te lo posso dire, è interessante. No, vabbè, lo so io però perché me l'ha detto Giancarlo, ma non lo posso dire. Però c'è un modo per accennare questa cosa qua? Diciamo che possiamo dire che l'impulso di Silver che viene poi coinvolto nella creazione del riverbero non è singolo ma è multi, perciò si hanno una serie di parametri che girano insieme e che ci danno questo senso enorme di realismo e di stereofonia. Questo è quello che posso dire, certo. Non posso andare oltre sul routing o su quello che è, su quello che è proprio più specifico della... Sì, perché poi con Giancarlo abbiamo discusso sul motore, mo vediamo se riesco a inserirlo nel video anche lui. Beh, diciamo che tutte le stanze corte, bene o male, pesano abbastanza poco. Sì, il problema sta sui riverberi lunghi, chiaramente, quelli là hanno la pesantezza di un... Giustamente. Esatto, giustamente. Stiamo parlando di giga di campioni, quindi. Esatto, esattamente. E niente, queste diciamo erano le domande più nerd
che comunque mi facevano continuamente, ho detto guarda vi risponderò nel video perché sicuramente Marco lo fa meglio di me, e questo diciamo è l'approccio che mi serviva, la parte dell'intervista che mi serviva. Va bene. Grazie Marco. Okay. Saluti allora. Grazie. A presto. Acoustic Audio ha iniziato un nuovo percorso di emulazioni spingendosi molto oltre quello che inizialmente era la ricreazione e la modellazione dell'hardware da studio. Ha utilizzato tutto quel know-how per creare un complesso sistema di gestione multi-AR per realizzare proprio un riverbero che riesca a ricreare fedelmente un ambiente, e gli ha dato attraverso algoritmi proprietari la possibilità di variare i parametri di questi AR, spingendosi molto molto oltre quello che era stato fatto negli anni dai vari Altiverb e soci. Questo nuovo sistema di ambienti, come abbiamo visto, amplia anche l'uso di un riverbero classico, portandoci in un terreno molto meno esplorato come il mastering o il reamping o il restauro audio. Il motore di Silver è così potente che richiede una CPU altrettanto potente e soprattutto moderna, che sia appunto in grado di gestire questo genere di tecnologia in maniera più equilibrata ed effettivamente funzionale. È forse uno dei plugin più avidi proposti finora, anche se, come vediamo, riesce ancora a girare sul mio vecchio Mac del 2010, ma non a 96 kHz, dove fa una fatica mostruosa. Altra storia sui nuovi processori M1 di Apple, dove invece vola e ci permette di essere liberi di aprirne decine. Abbiamo cercato di ottimizzare il riverbero al massimo, ma la complessità della gestione degli algoritmi non può essere meno avida di risorse. I controlli guru, quelli posti sul pannello standard, ci permettono di correggere parametri inesistenti sugli altri riverberi AR, regalandoci, per esempio, una coda naturale riprodotta veramente eccezionale. Come anche la gestione delle frequenze basse sul multispot, un must assoluto per gli studi di registrazione professionali e per la post-produzione video e audio da cinema. Il mio consiglio, come sempre, è di scaricare la demo e provarlo perché, secondo me, vale la pena poter cambiare computer per poterlo utilizzare. Spero che questo video vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!